con il BKA. E vedete infatti che c'è una differenza sostanziale. Ciò ci ha mostrato chiaramente che anche se la memoria a breve termine è diversa, la memoria a lungo termine è quasi identica. E inoltre, anche se la memoria a breve termine è diversa dal punto di vista della molecola, la logica sottostante è la stessa, la medesima. Andiamo ad utilizzare modifiche di proteine preesistenti per poter rafforzare delle connessioni preesistenti. Memoria implicita. Tutti gli invertebrati che sono stati studiati, infatti, mostravano questa dinamica. Abbiamo bisogno infatti del PKA ciclico per l'effettuazione di questo processo. Per quanto riguarda la memoria esplicita, abbiamo utilizzato un meccanismo diverso rispetto a quella a breve termine, ovvero cale calcio e entrambi condividono il PKA come pure il CAMP. Vorrei concludere spendendo un paio di parole circa le patologie dell'apprendimento della memoria, e ci sono una serie di patologie da questo punto di vista, ma vorrei fornirvi soltanto alcune informazioni preliminari. Viviamo più a lungo, viviamo meglio, se così si può dire, perché siamo riusciti a controllare una serie di infezioni, come pure ci alimentiamo meglio, ci esercitiamo, facciamo ginnastica e la nostra vita è molto più rilassata di quanto non lo è in altre parti del mondo, e a seguito di tutto ciò le persone vogliono avere una vita densa, ricca, che non interferisca con l'invecchiamento. E ci sono in realtà due patologie che interferiscono con la memoria: la prima è la perdita fisiologica della memoria e l'altra è la patologia di Alzheimer, il morbo di Alzheimer. Se prendiamo 100 persone settantenni senza nessun'altra patologia neurologica, senza nessun'altra patologia psichiatrica, il 40% di queste persone, quindi tutti presenti, quindi si invecchierà senza nessun problema, e questo è un invecchiamento salutare, e questo signore ne è un esempio e io stesso ne sono un esempio. L'altro 60% invece è esposto a uno o due problemi correlati alla memoria: il corpo invecchia e analogamente la mente invecchia, vi dimenticate dove avete messo le chiavi, ci diciamo mettila sempre nello stesso posto, eccetera. Quindi questo è un invecchiamento progressivo che non spaventa, ma c'è anche una patologia più grave che progredisce e diventa una patologia molto debilitante. E non abbiamo trattamenti per questa patologia, ma ci sono delle notizie molto incoraggianti e voglio mostrarvi un approccio tra i molti all'Alzheimer. Non è l'approccio migliore, è soltanto uno dei tanti, e ve lo voglio mostrare perché rientra appunto nella varietà di studi che abbiamo discusso finora. Il morbo di Alzheimer è tossico perché produce una sostanza tossica a livello cerebrale che crea delle placche. Queste placche anzitutto interferiscono con le sinapsi a livello ipocampale e poi distruggono la cellula, quindi non soltanto la sinapsi ma la cellula vera e propria, e infine non sta semplicemente nell'ippocampo ma appunto si espande oltre l'ippocampo occupando il resto del cervello, quindi ci sono dei deficit motori, deficit verbali, linguistici, eccetera. E le persone hanno studiato colture cellulari negli animali, quindi che cosa succede in questa situazione? E Mike Shelansky ha fatto una scoperta molto interessante. Egli ha scoperto che a livello di neuroni ippocampali c'è un'interruzione del meccanismo, ovvero il PKA non viene attivato, come pure il CREB non viene attivato. E quindi ci siamo detti, se andiamo a incrementare il CAMP,
probabilmente possiamo utilizzare, possiamo aiutare degli animali che sono affetti da questa patologia. E lui ha fatto questa cosa, ha somministrato il Rolipram che va ad inibire proprio questa via e è riuscito a boosterizzare il CAMP, attivare il CREB e riuscire appunto a sostenere la crescita delle connessioni sinaptiche. E ha studiato ciò che accade ad un topo, quindi si inserisce il gene dell'Alzheimer e dopodiché si tratta con questo farmaco, con questo composto. Questa proiezione vi mostra una crescita fisiologica della memoria in un topo e questo è quello che succede quando si va ad inserire all'interno di un topo il gene dell'Alzheimer. E vedete infatti cosa accade. Se ora invece somministriamo Rolipram al topo, andiamo ad incrementare il numero delle connessioni sinaptiche e torniamo al livello iniziale, al livello fisiologico. E quindi potete chiedervi ora che cosa succede alla conservazione della memoria. Questo è il topo sano, questo invece è il topo affetto da Alzheimer. Vedete, se somministriamo Rolipram è possibile andare a recuperare una buona parte delle capacità di memoria. Quindi vorrei concludere semplicemente dicendo che la tragedia di avere persone che vivono di più è che sebbene le persone siano più salutari, la mente è ancora più sana, la mente è ancora suscettibile a queste patologie della memoria e la nuova biologia della mente sta iniziando a rivelare una serie di approcci alla risoluzione di questi problemi e non voglio fuorviarvi in nessuna maniera, non vi sto dicendo andate a casa e prendete Rolipram, no, sto dicendo che molte sono le ricerche che sono attualmente in atto e alcuni risultati sono davvero incoraggianti, se non noi ma perlomeno i nostri figli avranno ottime opportunità di avere un'ottima risposta terapeutica. Quindi volevo dire che se guardo alla mia carriera di 55 anni mi dico è incredibile vedere che ci sono state milioni di persone, migliaia di persone che hanno studiato il problema della memoria e che hanno shiftato la nostra comprensione da questo punto di vista. Ora attraverso la scienza molecolare abbiamo una nuova neuroscienza e vorrei dire che il compito del XXI secolo è proprio quello di realizzare che le sfide a livello biologico devono passare da una comprensione della mente, una mente del XXI secolo con la struttura dei geni. È una sfida enorme e voglio enfatizzare che storicamente l'Italia ha dato un contributo essenziale, dei talenti prestigiosi. L'Italia ha tenuto a battesimo gli scienziati più importanti dal punto di vista della biologia molecolare e delle scienze cognitive. Ci si aspetta che l'Italia continui a fare ciò e ci auguriamo che tutti voi possiate sostenere la scienza in futuro. E vorrei ringraziare tutti coloro che collaborano con me nel mio laboratorio, Shalansky e Orazio, che indipendentemente da noi hanno effettuato questi esperimenti. Grazie mille per la vostra attenzione, sarò lieto di rispondere alle vostre domande. I will be glad to take any and all questions that you have. Sono lieto di rispondere alle vostre domande. La chiarezza e la completezza della storia raccontataci dal nostro oratore. Chiaramente la scienza deve procedere per storie, perché se uno racconta ogni singolo esperimento non si coglie tutto. Quindi questa è stata una storia meravigliosa fatta di tanti esperimenti. Il professore adesso è disponibile a rispondere a alcune domande, sono sicuro che ce ne saranno se vi fate vedere alzando la mano e parlate al microfono. Per favore, domande, non conferenze. Buonasera professore, lei parlava dell'importanza degli studi degli italiani, vorrei che
ci dicesse quanto gli studi di Camillo Golgi hanno influenzato la sua formazione di ricercatore. Grazie. Oops. Golgi ha fatto un bellissimo lavoro e ha sviluppato la prima parte che vi consente di vedere la cellula nervosa. La cellula nervosa è sicuramente una struttura molto complessa, e ha un corpo cellulare che contiene il nucleo, che ha il materiale genetico della cellula, ma contiene anche dei processi che vanno in tutte le direzioni, dendriti che ricevono le sinapsi e l'assone che corre lungo questi processi per comunicare con le cellule target. E prima che Golgi arrivasse a questo, le persone pensavano che questo appartenesse a diverse cellule diverse e non capivano che erano gli stessi componenti della stessa cellula. Quindi quello che ha fatto Golgi, che la distingue da Kaha, che vinse il premio Nobel, che sviluppò questo metodo, che quando guardava le sinapsi pensava che le sinapsi non avessero una separazione fra di loro, pensava che fosse un contatto continuo fra una cellula nervosa e l'altra. E poi Ramón y Cajal comprese la differenza di questa, ma il premio Nobel che naturalmente comprese che la modernità sta grazie a queste due persone, Golgi e Nobel Cajal, il premio Nobel lo stesso anno in cui lo prese, sono dei padri della scienza moderna, quindi sicuramente hanno fatto delle scoperte fantastiche insieme. Altre domande? Buonasera professore, avevo una domanda che riguarda gli aspetti evolutivi dei minori. Quindi trattando gli aspetti di anzianità, lei ha parlato di un farmaco che quindi va a incidere su tutte quelle che sono le dinamiche poi genetiche di proteine. Se noi pensiamo invece ai minori, è possibile pensare ad una modalità di insegnamento / apprendimento che attraverso delle metodologie vada a sviluppare e creare tutte delle connessioni sinaptiche al fine di avere dei ragazzini che semplicemente con delle metodologie possono arrivare a sviluppare sinapsi e quindi a consolidare apprendimento e memoria? Si tratta di una domanda molto complicata, di una questione molto complicata che ha anche dei problemi legali e morali. Penso che sia perfettamente legittimo se un bambino... posso avere un'altra cuffietta? Perché questa gracchia abbastanza. Si può dare un'altra cuffietta al professore? Grazie. E quindi un bambino, per esempio, ma ritardato mentalmente oppure ha dei problemi di deficit... quando diamo qualsiasi medicina possiamo dare a questo bambino per migliorare la performance, ma se un bambino funziona normalmente in salute io non lo tratterei con medicine. Il beneficio delle medicine per apprendere è l'apprendimento, quello che si fa a scuola, e penso che quello che bisogna fare per i genitori, naturalmente anche i bambini veramente sono molto seguiti dai genitori, è essere sicuri che i bambini lavorino, e per gli insegnanti, gli educatori, che a scuola i bambini lavorino, facciano le sue cose. E quindi la cosa che possiamo migliorare è la modalità di apprendimento, ed è estremamente importante, se volete imparare qualcosa a lungo termine, di concentrare la propria attenzione su una certa cosa. Io faccio attenzione a lei, per esempio, escludo le altre. Penso che il multitasking che si utilizza oggi probabilmente è molto bello, perché naturalmente hanno menti molto più complesse delle nostre, ma io sono un po' spaventato da questo, e quindi scoraggerei questa concentrazione multipla, questo focus multiplo per il lungo termine, e quindi incoraggerei più il fatto di cercare di sviluppare delle nuove modalità di apprendimento e di insegnamento, ma non utilizzerei dei farmaci per migliorare una memoria normale se avete tutta una serie di problemi relativi alla memoria, eccetera, eccetera. Allora sì, ma altrimenti i bambini devono soltanto studiare ed apprendere, è tutto. Professore, lei è uno storico, sei nel paese di Pico della Mirandola, di Giordano Bruno, ha studiato... Ha visto? Aspettiamo. Professore, lei è nel paese di Pico della Mirandola, di Giordano Bruno, potentissimi dal punto di vista della memoria, e lei anche è storico. Questi studi cosa ci dicono oggi? Un secondo aspetto, lo studio del cervello di Einstein, eccetera, quindi cervelli conservati, ci possono dire qualcosa di più? Grazie.
Non sono sicura di aver colto ogni aspetto della sua domanda perché era abbastanza complessa. La sua domanda era che io sono un storico, che cosa penso di questo apprendere dallo studio di grossi cervelli che hanno lavorato prima, cosa possiamo apprendere da Einstein o dal cervello di Einstein. Penso onestamente che possiamo apprendere molto poco al momento, perché quando le persone hanno esaminato il cervello di Einstein